Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video voglio spiegare quanto è semplice creare una video lezione da mettere online. E quando ci sono difficoltà di apprendimento, quando non si riesce a spiegare, quando le cose non entrano nella testa, una video lezione è quello che ci vuole. Come in questo caso il nostro Stelio farà una grande fatica e chissà se si riesce. Allora, noi per fare questa video lezione stiamo usando una semplice telecamerina da 10 euro, come si vede in questa immagine qua, attaccata a una Baijiu. Allora, la telecamerina è questa, comprata dai cinesi, e la Baijiu è pressappoco questa qui, attaccata come in questa immagine che si vede qui. Il foglio è un quaderno normalissimo sul tavolo. Ecco, su questo quaderno ho delimitato una cornicetta perché adesso andrò a spiegare e quindi rischio di uscire e praticamente con una spesa quasi irrisoria creo un video lezione, come si vede esce in tempo reale, che andrà su YouTube e YouTube riuscirà a metterlo online e renderlo disponibile a chiunque. Quindi, per fare questo ho bisogno di A, una telecamerina. Addirittura qui ho il quaderno con l'aggiunta, se era puntero era meglio. Una telecamerina, ho bisogno di una lampada da tavolo. Questo per spiegare che il costo è irrisorio, ma potrebbe essere una piccola strutturina autocostruita, ma una lampada da tavolo e lo schemino che esce è una cosa così, una lampada, la telecamerina, vero, attaccata, il quaderno sotto e io scrivo. Posso usare più colori, posso usare più persone, posso spiegare la matematica, l'italiano, la geografia, gli schemi, quello che voglio. L'importante è che il campo d'azione della telecamerina sia organizzato prima di cominciare la video lezione, come sto facendo adesso. È importante avere qualcosa da dire, vero? Qualcosa da dire, quindi prepararsi prima. Io con i ragazzi, con i miei ragazzi, ci prepariamo prima e nel mentre si prepara la video lezione si impara quello che si vuole dire. Poi avere una ADSL abbastanza veloce perché finché si fa va in streaming sul web e quindi c'è bisogno di una rete abbastanza veloce, come vedete sto migliorando lo schema, una rete abbastanza veloce che possa succhiare il video che voi fate e infine poter registrare la lezione in silenzio. Nelle scuole non c'è facilmente silenzio, quindi io potrò spiegare la matematica e avanti. Potrò fare degli schemi, potrò condividere qualcosa. È difficile poter usare le immagini, come avete visto, ho preparato delle diapositive, però la potenza didattica di questo strumento risulta evidente perché io posso dare in differita una video lezione a ragazzini che non sono presenti, che sono malati o che vogliono imparare senza dover alzare mille volte la mano per chiedere, o mettere a disposizione la didattica online. È molto semplice, non c'è altro da spiegare perché è così semplice che è disarmante. Io vi saluto, sono Fusillo Francesco. Ecco, se volete andare a vedere quello che c'è sul sito, mio sito di video lezioni fatti con i ragazzini, andate su fusillofrancesco.gimdo.com e potete vedere con che facilità si possono fare video lezioni. Allora, chiudo con questa immaginetta, con qualcuno non si riesce, ma con tutti gli altri si è successo. Quindi buone video lezioni. Fatele perché il lavoro più bello del mondo è proprio fare l'insegnante e cancellare il nostro lavoro dalla lavagna e non poterlo riutilizzare è un delitto insormontabile.
Quindi una didattica che resta, una didattica che mette a disposizione anche del tempo, è la cosa migliore per aiutare i nostri ragazzi in difficoltà, ma anche non in difficoltà, e anche per migliorare noi stessi, perché riusciamo a capire, nel mentre che ci registriamo, quali sono i nostri difetti espositivi. Facciamo diventare anche i ragazzi protagonisti, facciamole fare loro le video lezioni, facciamole condividere. Vedrete che la loro capacità espositiva migliora e si sentiranno protagonisti. Buon lavoro, Fusillo Francesco, video lezioni.